Nei laboratori più tecnici abbiamo familiarizzato con l'ascolto della propria voce, perché una cosa che spesso ci disturba è ascoltare la nostra voce, perché noi solitamente l'ascoltiamo in un modo particolare, cioè da dentro noi stessi. Invece una voce amplificata da un microfono assume tutto un altro colore. Quindi abbiamo lavorato sul fatto di ascoltare la propria voce per saperla poi dosare e lavorare alle giuste distanze con un microfono, che può essere un microfono professionale, ma potrebbe essere anche un microfono di un telefonino, perché oggi si può registrare a un buon livello anche con un buon telefonino e rendere così il vostro racconto un audio racconto, un radiobook, come diciamo noi di Radio Raccontiamoci. Abbiamo poi lavorato sulle piattaforme di produzione, sulle possibilità di usare piattaforme come Audacity, che sono gratuite e permettono di rielaborare il testo, di fare quelle piccole correzioni che poi ci permettono di produrre e di pubblicare un audiolibro. Diversi sono i temi quindi che abbiamo trattato nei nostri laboratori, nonché anche la parte storica, l'evoluzione del libro che parte da lettura in pubblico e in fondo ritorna a essere lettura in pubblico, perché una volta i libri, prima di essere stampati, erano diciamo proprietà di saggi, custodi, di sacerdoti che leggevano in pubblico. Poi c'è stato l'evento della stampa, poi c'è stato l'avvenimento di una stampa moderna, la diffusione del libro. Ora con l'audiolibro un po' ritorniamo al fatto che il libro viene raccontato. È molto diffuso, non abbiamo un sacerdote unico che legge un libro, tutti possiamo accedere all'audiolibro, però l'importanza della parola come voce, come testo vocale, come lettura, diventa essenziale ai giorni d'oggi. Allora, la fiaba di Calvino, come mai hai scelto il pappagallo? Tra l'altro sei stata bravissima ad interpretare anche il pappagallo. Grazie. Ma l'ho scelta perché anche sia quando ero piccola io che con le mie figlie era bello questo continuo ripetersi, no? Come nelle Fiabe delle Mille e Una Notte, no? C'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una storia, e la serva incominciò. E si ripete sempre, anche questa storia del pappagallo ha un po' questa ripetizione, che poi aveva lo scopo di distrarre la principessa, la ragazza, però è bello, no? Ai bambini piace, no? Questo continuo ripetere. La cosa carina, Roberto, era anche questa cosa di Calvino. Come te, non amava, dicevi? Non amava le fiabe, le favole, e ho letto proprio nella prefazione che mi si è appassionato ascoltandole, raccogliendole e capendo il significato invece profondo che avevano, no? Sia per i bambini che per gli adulti. Che effetto fa sentire la propria voce registrata in una lettura che diventa proprio una lettura animata? Ho sempre pensato di avere una voce cantilenante, un po' noiosa quando la sentivo nelle registrazioni dei video. In realtà qui mi è piaciuta, poi montata con la musica, sembro quasi una professionista. Allora, perché poi bisogna prendere anche quelle che sono, magari uno sente come punto debole, tu facendo il pappagallo vai benissimo per fare questa cosa cantilenante, perché è un pappagallo che continua a ripetere una storia. E lei è veramente molto brava. È stata molto brava nel tuo modo intanto anche di ascoltarla da qua. Favola del Monferrato. Una volta c'era un mercante che doveva partire per un suo viaggio, ma aveva paura a lasciar sola a casa la figlia perché c'era un re che le aveva messo gli occhi addosso. Ma questa la trovate sui nostri podcast e nel radio.